Nella cripta di Cristo Re abbiamo dato oggi in tanti l'ultimo saluto a Franco Bracali. Se ne va con lui uno degli ultimi partigiani cattolici della provincia della Spezia. Ce ne sono ancora, purtroppo sempre meno, ma erano tanti e Bracali ci teneva a sottolineare questa sua appartenenza e questa sua appartenenza a una famiglia, per dir così, numerosa. Quella appunto dei giovani cattolici, perché si trattava di giovani anche di giovanissimi come lui, che negli anni della Repubblica Sociale, negli anni della Guerra di Liberazione, erano saliti ai monti o comunque anche restando in città, come in Piazza Brin, dove c'era il gruppo dei ragazzi di Don Mori, ai quali lui stesso aveva partecipato, lavoravano e operavano per la libertà del paese, contro l'occupazione nazista, contro il fascismo che difendeva quella occupazione. Franco Bracali era un uomo modesto, schivo, ma molto fermo nelle sue convinzioni. Il suo sorriso era il sorriso di chi poteva avere alle spalle, ricordare di avere alle spalle una vita intensa, vissuta bene, combattuta bene in tutti i sensi, in tutti i significati. Anche per questo, poco tempo fa, dopo la morte del suo predecessore come presidente, Franco Bernardi, un altro Franco, lo avevamo eletto presidente provinciale dei Partigiani Cristiani, Federazione Volontari della Libertà. Ci teneva molto, aveva ringraziato per questo incarico avuto per acclamazione, fra l'altro. Non ha potuto fare molto, benché fino all'ultimo si sia dato da fare, abbia operato in questo ruolo di presidente provinciale, anche nell'ambito del ruolo di copresidente del Comitato Unitario della Resistenza. Perché chi è stato ai monti, chi è stato con Daniele Bucchioni, chi è stato con gli altri capi partigiani cattolici e non solo, penso anche a Richetto, Salvestri, in Alta Valdivara, chi è stato con loro ha vissuto poi tutta la vita, a volte molto lunga, come nel caso di Franco, con il segno, quasi la stimmata, di un impegno che si è poi riversato nella vita civile, nella vita familiare, nella vita degli affetti, delle amicizie, ma anche della testimonianza civile. Lui è stato anche segretario della Democrazia Cristiana, consigliere e assessore del comune di Brugnato, dove suo fratello Don Osvaldo era stato parroco a lungo. Dicevo, lo ricorderemo, ed è giusto ricordarlo anche qui, perché tutti i cittadini di Spezia possano sapere e confermare a se stessi di avere avuto nelle loro file, nelle file della città e della provincia di Spezia, dei cittadini che hanno testimoniato fin dai tempi della Resistenza come si fa a essere buoni cittadini.